Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con il bianco e il rosso TB Sport. Ieri è arrivata l'ufficialità per quanto riguarda il riscatto di Sibilli. Nel frattempo ci sarebbero stati anche i primi contatti tra il Bari e Moreno Longo per quanto riguarda la panchina biancorossa, sempre in attesa poi dell'annuncio ufficiale per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo. E allora, in studio con me Rino Lo Russo, ben ritrovato Rino. Ciao Michele, un saluto anche ai tifosi. E un saluto anche a Giancarlo Del Peppo, ben ritrovato Giancarlo. Ben ritrovato anche a te, caro sosia di Acampora. Me l'hai ricordato, perché me l'hai ricordato, vabbè. Ripartiamo da Acampora pure quest'anno. No, al massimo Rino, chissà, ripartiamo da Longo per la panchina, questo è il nome che è spuntato nelle ultime ore, qualche contatto c'è stato con la società. Insomma, poi Longo è comunque un allenatore che è stato esonerato a novembre dal Como, con il Como che praticamente stava in zona playoff. Stava sesto in classifica. No, beh, sicuramente, allora, c'è stata una smentita veramente un paio di giorni fa da parte dello stesso Longo sui contatti. Sì, aveva detto Bari, non c'erano ancora contatti, però ieri ma quella ancora, scusatemi, però, quella ancora però, non è la canzone di De Crescenzo però si sa o che Divina sono, si sa che sono dichiarazioni anche di faccia, cioè, questi momenti meno si parla e meglio è, giusto? Bisogna lasciare non spazio in momenti, ai sempre. Fatti sempre, no, ma dico anche in questi momenti dove ci sono trattative in corso. Sì, ma se uno dice ancora non mi hanno chiamato, ancora l'ho detto io, stava sulla dichiarazione, diceva non ho ancora ricevuto telefonate. Io ho sentito da lui l'ancora, io ho detto ancora perché ci sono stati presumibilmente ieri dei primi contatti reali. Guardate il virgolettato di 2-3 giorni fa, l'allenatore il Moreno Longo, di madre barese tra l'altro, diceva non ho ancora ricevuto chiamate. Perché dice ancora? Lo sai che devi essere chiamato. Comunque è sicuramente fra quelli che ci sono, che erano rimasti, comunque diciamo lasciando stare anche il caso Vivarini che è abbastanza veramente complicato, diciamo che Longo è l'allenatore, un allenatore importante che ha fatto bene in diverse piazze, quindi è sicuramente, diciamo, da quella fiducia anche come inizio, no? Perché abbiamo Magalini da un lato dove sta già lavorando, questo è evidente. Secondo me anche, come dire, non è un caso che il riscatto di Sibilli sia già arrivato. Non è stato fatto... Operativamente è stato fatto da Antonello Ipedico. Sì, vabbè, voglio dire, però dietro sì, questo... sicuramente sotto traccia starà lavorando. Questo, già, questo nella realtà sta già lavorando sì, nelle scelte. E questo è importante, no? Perché poi quando si devono acquisire dei calciatori bisogna farli funzionali ad un progetto. E quindi poi Longo, insomma, voglio dire, comunque rimane un mistero, poi chiederemo anche sul perché, però resta un buon allenatore. Fra i nomi che erano stati fatti io sarei veramente molto contento. Lui gioca prevalentemente poi con la difesa a tre e quindi si dovranno anche lì trovare delle, come dire, delle misure, dei calciatori più adatti a quel modulo funzionale 3-4-1-2 in particolare. Veramente Giancarlo, vedremo quando poi entrerà nel vivo della trattativa questa idea Longo. Io non tralascerei completamente, lascerei un 15-20% anche a Vivarini, che per quanto difficile ha solo due ostacoli, e cioè il Frosinone e la clausola di indennizzo al presidente noto. Tutte le squadre di Serie A ormai, anche l'Empoli stesso pare che vada su Viali perché Gemmi lo ha avuto a Cosenza. E poi c'è un fatto, l'Empoli qualche anno fa mandò via Vivarini quando più o meno stava nello stesso piazzamento di Longo, però prese Andrea Zoli, con Andrea Zoli schizzò alla promozione. Però Giancarlo, diretta. Ti posso dire, secondo me in questo momento aspettare ancora il sì di Vivarini potrebbe essere preoccupante. Perché io da quello che ho capito il presidente noto sta facendo di tutto, allungherà i tempi proprio perché sta avendo dei problemi. Una mia opinione. Sentiamola, così come Giancarlo, per Longo, sentiamo. Voglio chiudere il discorso con Longo. Chi potrebbero essere stati i terzi che gli hanno detto no, vedrai che tra un momento ti arriva la telefonata. Longo era il responsabile di un settore giovanile gloriosissimo, il migliore in Italia insieme a quello dell'Atalanta, ossia quello del Torino. Ed era responsabile del settore giovanile del Torino, allenatore del Torino Primavera, nello stesso periodo in cui c'erano due signori a Torino che noi conosciamo bene,
e cioè Ventura e Di Cesare. Ecco, vedi, vedi come il puzzle, no? prende forma, va bene. Però è un profilo che a te personalmente piace, quello di Longo, Giancarlo? Sì, mi piace soprattutto per l'organizzazione difensiva che dà alle sue squadre. Come si suol dire, le squadre bisogna costruirle dalle fondamenta. Se hai una buona difesa, ti basta un golletto e hai vinto la partita. Anche perché poi... Di Spalletti che sta facendo con la nazionale, conferma il blocco dell'Inter che ha fatto benissimo in campionato, ripropone la difesa. Sì, sta mettendo soltanto Buongiorno, che ha le caratteristiche più simili a quelle. Poi di, nella terza parte parleremo anche di nazionale, anche perché è venuto spontaneo. No, Rino, poi ci sarà l'esordio anche degli se azzurri. Buongiorno domani. Dovrà iniziare a dire buonasera, perché le partite sono in notturna. No, io poi seguirò pure la nazionale italiana, come sempre faccio da. Certo, tantissimi certo. Anni. E allora, la partita con l'Albania è tosta, ragazzi. È la peggiore. Ne parliamo dopo, non togliamo adesso. Nel terzo spazio. Abbiamo ancora altri due spazi, quindi la trasmissione possiamo andare alle lunghe, va bene. Apriamo anche le telefonate 080 501 9998. È chiaro che poi si dovrà fare in fretta anche poi per la firma del direttore sportivo, anche se poi qualcuno ci dice ma chi sta portando avanti i casting? Tu ci hai dato anche un indizio prima per quanto riguarda Longo, è chiaro che ci aspettiamo poi l'ufficialità anche del direttore sportivo per cominciare davvero a programmare questa stagione. Non so se siamo in ritardo, chiedo anche un vostro parere. Allora, siamo in ritardo se non ci si è mossi, mi metto pure io, anche se io non mi devo muovere per niente, ma il direttore sportivo è essenziale che possa essere ufficiale dal 1 luglio, quando deve entrare nei saloni del calciomercato che sono controllati dalla Lega. Prima le telefonate mica sono sotto controllo. Le telefonate, magari le farà di diciamo Cesare. Non c'è ancora la firma ufficiale, però Magalini può comunque sì. Cominciare. Poi la solita storia, bisogna il terreno, avere il direttore sì. Sportivo perché deve scegliere l'allenatore. E chi mi dice che il direttore sportivo, il signor Magalini, non scelga l'allenatore, chiunque esso sia, anche se non ha l'ufficialità? Per me lo sta già facendo, se sta già lui dietro... Poi per il presidente Noto c'ho una mia teoria, prima di facciamo tutto... Facciamo così Giancarlo, diciamo dopo? Prendiamo una telefonata, c'è un amico in linea, poi ti lascio al tuo ragionamento. Pronto? Pronto? Sì, eccoci. Buonasera, sono Ettore, saluto. Ciao Ettore, i ciao. Ospiti. Buonasera. Ciao, buonasera. Tre cose essenziali. Primo, secondo me Noto, il presidente del Catanzaro, sta facendo di tutto per non far venire il suo direttore sportivo al Bari, anche perché non dimentichiamo che il Catanzaro è sempre stato un grandissimo rivale del Bari. Io mi riferisco sia allo spareggio perso col gol di Mammì e quelli un po' più anziani come me se lo ricordano, e soprattutto a quello che successe dopo la nostra vittoria a Catanzaro per 2-1, l'anno che fummo promossi dalla C alla B. Quindi secondo me, anche in accordo a ciò che ha detto il giornalista vostro ospite ieri di Catanzaro, lui farà di tutto per non mandarci né il direttore sportivo e tantomeno Vivarini. Quindi secondo me bisognerebbe cercare anche di pensare a un'altra alternativa, perché troverà le scuse per denunciarli e non mandarli a Bari. Secondo punto, io ritengo che effettivamente bisogna darsi da fare e non perdere tempo, perché la squadra l'ha ricostruita sia in attacco totalmente, dove a parte Sibilli non abbiamo nessuno, e anche dalla difesa con la rinuncia di Di Cesare. Quindi effettivamente bisognerà fare parecchi acquisti e non sono tanto agevoli considerando la struttura che il Bari si ritrova. Terzo e ultimo punto, vorrei dire che sarebbe anche giusto che la proprietà facesse una conferenza, perché è assurdo che un presidente a 3 settimane dalla salvezza con cui si è alternato non abbia assolutamente parlato. Non esiste in nessuna squadra di calcio. Grazie Ettore. Ti saluto e grazie. Grazie per il tuo intervento. Per quanto riguarda le conferenze, è chiaro che io penso una cosa. Se non si ha niente da dire. Bravissimo, mi hai letto nel pensiero. Non può dire, stiamo lavorando. Non serve a nessuno, lo dissi anche io tempo fa. È inutile che viene il presidente oggi a dirci che cosa. Niente, dobbiamo parlare del niente. Invece stava aspettando ovviamente l'ufficialità
del direttore magari sportivo, sì, del direttore sportivo per, almeno del direttore sportivo, e poi presentare magari ufficialmente quali potrebbero essere i programmi futuri, eccetera. Sì. Ecco, e cominciamo a ragionare sui fatti, perché di parole ne abbiamo sentite anche tante e non servono. Allora andare lì, io per... ho apprezzato Giampaolo, perché al di là del fatto che ci ha portati alla salvezza da solo, non ha fatto molte in tandem con Polito, non ha fatto molte conferenze, non ha fatto proprio mai la conferenza prepartita, perché a quel punto era inutile parlare, bisognava fare i fatti, ed è quello che noi dobbiamo adesso fare. Infatti io, quando dicono bisogna parlare, e noi figurati non vogliamo, e la prima domanda da fare sarà: qual è l'obiettivo? Perché come ogni cosa, qualsiasi progetto deve partire dall'obiettivo. Se io so dove devo andare, evidentemente saprò anche cosa devo fare per andare lì dove voglio andare. Cioè, quindi, cosa devo fare per raggiungere... Questa è la domanda a cui bisogna dare una risposta. Bisogna interrogarci se però risposte... anche da dove veniamo, come dice Ventura. No, lasciamo stare il dove veniamo, perché comunque non ci serve. Noi adesso dobbiamo... cominciare a pensare alla stagione, che è quella, sì. Secondo me stiamo in ritardo relativamente, perché l'importante è che c'è già qualcuno che sta lavorando. Bravo. Dopodiché non siamo in ritardo, stiamo giustamente, non si possono fare nomi oggi se ci sono delle date da rispettare, e quindi dobbiamo aspettare. Stiamo tranquilli, perché pure noi vogliamo andare, non è che non ci vogliamo andare, stiamo aspettando, ma noi stiamo aspettando soprattutto che arrivi l'ufficialità del direttore sportivo e dell'allenatore. Dopodiché siamo sereni e partiamo. E allora facciamo così, andiamo in pausa pubblicitaria, poi di nuovo insieme con la seconda parte del Bianco e Rosso TV Sport. Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma, con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu. Marischeria è la pescheria e cucina di mare a Bari Poggiofranco. Ogni giorno solo il meglio del mare per la tua spesa. Anche piatti pronti e con consegna a domicilio. Vieni a trovarci in via Orfeo Mazzitelli 244. Nuova Swift Hybrid. Sistemi di sicurezza attiva. Anche 4x4 All Grip. Tutto di serie, senza sorprese. Info su suzuki.it. Car Service Bari. Concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e Bat. Viale Iapigia 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari. Nel cuore di Bari. Let's party. Hello Summer! A City Moda parte la caccia al bollino con sconti fino al 40% sulle collezioni estive. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia e su Facebook. Nani! Oh, qui il caso è complicato! Più della prova costume d'estate! Ma dove fare la spesa? È diventato davvero difficile! Madonna santa! E siamo gioca! Oh! Ma mi stai sentendo? Zoom! Zoom! Wingardium levissima! Piu! Nani! Ma come hai fatto? Usa! A me! Oh! Bello, per fare luce sulla convenienza, basta venire qui! E quindi dobbiamo fare la spesa sempre da Sigma? Beh, è la prova costume? Pure! Oh! Ma al buio però! Beh, ci mancherebbe! Yuppi! Scopri le nostre offerte su www.sigmasupermercatipuglia.it. Non c'è un minuto da perdere. Da Asta Mobili inizia il fuori tutto. Sconti eccezionali su tutti gli arredi presenti in esposizione. Tante offerte imperdibili. Chi prima arriva, più risparmio. Corri, ti aspettiamo.
Bari Modugno, strada statale 96, chilometro 115. Farmacia Cavallo, sempre al servizio del cittadino. Aperti anche la domenica mattina dalle 8.30 alle 13. Offre una vasta gamma di prodotti dermocosmetici dei migliori brand come Miamo, Filorga, Codaliro, Spose e tanti altri. Integratori alimentari per ogni esigenza come Neymed, Narzona, Enervit e Gymline, oltre ai farmaci da banco e molteplici servizi come consegne a domicilio, tampone rapido, ECG, holter cardiaco e pressorio, profilo lipidico. Scegli Farmacia Cavallo, la tua farmacia di fiducia in Viale Papa Pio, 12esimo 48B a Bari. Secondo spazio del Bianco e il Rosso TV Sport, sempre in compagnia di Rino Lo Russo e Giancarlo De Peppo. 080-501-9998 il numero per intervenire in diretta. Giancarlo, però, volevi rispondere agli altri due punti dell'ascoltatore precedente. Sì, riguardo il presidente del Catanzaro Noto, vorrei dire che sicuramente un presidente che perde o sta per perdere tre tasselli che sono stati importantissimi nelle due annate precedenti, quali Foresti, direttore generale, Magalini, direttore sportivo e Vivarini, deve anche un po' rendere conto ai tifosi. Quindi non poteva dire sì, loro se ne vanno, basta. Anche se poi fra le righe lui ha detto anche vabbè, però ci sono stati, c'è stato un ciclo che si è concluso. E poi c'è un fatto, secondo me è un fatto che io maliziosamente penso, ma non è sicuro, è un'ipotesi. E cioè lui e Magalini, ma soprattutto Magalini, perché non vuole lasciarsi bene? Non vuole lasciarsi male, vuole lasciarsi bene. Evidentemente forse c'ha un pensierino che forse uno o due giocatori del suo Catanzaro potrebbero fare al caso del Bari. Anche perché tutto questo cancan, ma anche se ci fosse questo benedetto contratto stipulato, sottoscritto, diciamo così, sì, firmato, momento, ma poi non depositato in Lega, sì. Che non si capisce neanche se firmato su un modulo della Lega o su scrittura privata, quindi su scrittura privata non potrebbe essere fatto valere. Ma in Italia non le fa nessuno, ma esiste l'istituto delle dimissioni. Tu ti dimetti e buonanotte ai suonatori. In effetti sì, ci lascia qualche dubbio proprio tutta la situazione. Abbiamo comunque anche Vivarini, sì, a quanto pare è proprio in contrasto anche proprio col progetto con il presidente. Dai le dimissioni a quel punto. Ancora un altro ascoltatore in linea, pronto? Buongiorno a tutti. Ciao. Ciao, buongiorno. Volevo fare una domanda al dottor De Peppo, che lo ritengo una persona molto intelligente e anche di grandissimo livello culturale. Non ti posso pagare il caffè perché sono lontano. Non fa niente, anche il cappuccino, dottore, anche il cappuccino. Allora, dottore, secondo lei è veramente necessario fare tutti questi nomi oppure è solamente fiato sprecato perché ormai si è capito, no, che il Bari è la seconda squadra di Napoli, quindi stazioneremo nella metà classifica. Quindi io ritengo che tutti questi nomi di allenatori, di direttori sportivi, siamo completamente inutili. Potrebbe venire pure la buonanima di Allodi, ma la situazione è quella che è. E secondo lei poi la nuova giunta riuscirà finalmente a far pagare il fitto dello stadio San Nicola? Perché è assolutamente assurdo che una proprietà che è contro la città non paghi nulla. La ringrazio, buonasera a tutti. Grazie. Ma per quanto riguarda la seconda domanda dovrei essere un indovino. Ancora non sappiamo chi sarà il sindaco e quindi non sappiamo se verranno attribuiti in senso negativo dei canoni, mentre finora sembra che la società SSC Bari non abbia corrisposto nulla al comune. Sembra, io le carte non le ho viste, ma comunque faremo esercizio indovinatorio, come si dice da qualche parte. Per quanto riguarda la squadra, parlare di direttori sportivi, di allenatori, eccetera, è nel gioco, è nella realtà delle cose, del gioco del calcio. E quel fatto che si è parlato di seconda squadra, sì, è indubbio che questa cosa ci abbia feriti, anche perché io ritengo che il rispetto, come lo si vuole ottenere, così bisogna darlo. Però una squadra che vivacchia a metà classifica
non credo possa essere il progetto della società dei De Laurentiis, perché la società dei De Laurentiis deve vendere entro il 2028. E allora che cosa succede? Se deve vendere entro quella data, più passano i giorni, è come il calciatore in scadenza, se oggi vale 10 e a giugno 2025 gli scade il contratto, e già inizia a valere 8, 7 e man mano sempre meno. Anche la società del Bari varrà sempre di meno, perché è una legge di mercato. Quindi se loro vogliono vendere bene, devono arrivare in Serie A in un tempo ragionevole. Intanto, a proposito dei altrimenti, nomi... Altrimenti, come ha detto, nel 2028, se poi non riescono a vendere, il Bari fallisce, come disse? Lasciamo perdere. Lasciamo perdere queste cose. Anche cognizione del diritto fallimentare. Intanto, Rino, Giancarlo, a proposito dei nomi, qualcuno ci dice, ma adesso si sparano nomi a caso. Per quanto riguarda il nome di Longo, la pista è davvero reale, perché vediamo un aggiornamento in tempo reale proprio da parte del sito di gianlucadimarzio.com, che è un vero esperto di mercato, e infatti ci dice che sta andando avanti la trattativa tra Bari e Moreno Longo, perché dopo i contatti che ci sono stati nelle scorse ore, la società ha avviato proprio un colloquio telefonico con l'allenatore, quindi è una pista assolutamente valida. Posso fare una battuta? Sì. Se per caso l'allenatore fosse dalla mamma, non so se la mamma vive a Bari, oltre a essere barese, non avrebbero bisogno neanche del cellulare, ma una telefonata urbana. Perché no? Sempre 080 501 9998 il numero per intervenire in diretta. Intanto facciamo così, prendiamo subito la telefonata, c'è un amico in linea. Pronto? Pronto? Non lo sentiamo. Allora... Dicevamo prima, vabbè, ci può sempre richiamare, le linee sono aperte, ci può sempre richiamare il nostro ascoltatore. Un'ufficialità è arrivata nelle scorse ore, quella di Sibilli, riscatto dal Pisa per una cifra intorno ai 600.000 euro, un riscatto che direttore sportivo, allenatore a parte, andava fatto. Per dovere di cronaca c'è chi ha detto 700.000, anche che ha detto 850.000, ma credo che la cifra veritiera è quella intorno ai 600.000. Poco più di 600.000. Ma c'è stata una sorpresa nei riscatti. Tutino, che non tutti dicevano che non doveva essere riscattato dal Cosenza, è stato riscattato tra la sorpresa anche del giocatore stesso. Ma lì io credo che il Cosenza lo rivenderà. No, comunque su Sibilli è stato uno delle poche... No. È stata una delle poche, come dire, le poche cose positive di quest'anno. Ti posso fare una domanda? Al di là, aspetta che chiudo un attimo il discorso. Come poi no? Ti lascio fare la domanda subito. Poi te la faccio fare. No, al di là, diciamo, ha fatto bene, per carità, al di là del fatto di quei 2 mesi e mezzo, dove, diciamo, anche lui si è un po' estraniato dal gioco. E infatti, perché lui gioca bene, però lì deve migliorare, secondo me, sotto l'aspetto caratteriale, perché non può essere un rigore o qualsiasi altra cosa che poi ti deve far giocare male. Quel rigore è pesato parecchio. È pesato parecchio. E io lo dico e lo dirò fino alla fine dei miei giorni. Ma questo lo diciamo tutti, il problema è proprio questo. No, lui, non sai quello che devo dire io. No, ma sotto questo aspetto è chiaro che deve migliorare anche lui, però per carità andava fatto, era senza quegli 11 gol nella regular season che avremmo fatto. Era l'unico riscatto da fare, quello immediatamente. Avremmo fatto la lotta con Lecco. Anche se fossi stato io il direttore sportivo, al momento l'avrei preso subito. No, ma io devo dire, a proposito di quel rigore... Boh, me lo devi dire, Sofà. Sì, che e poi la domanda, ricordo. Noi tifosi del Bari, perché anch'io mi vesto da tifoso, perché sono principalmente un tifoso, siamo... Non dico straordinari, di più, un po' come dice Di Cesare, dobbiamo remare tutti nella stessa direzione. Ho già capito direzione. Dove vuoi parare, Giancarlo. Ma figli miei della curva, dico figli miei durante perché io c'ho qualche capello bianco sulla testa, diciamo qualche. Ma quando stava per tirare il rigore con la Sampdoria Sibilli, perché avete fatto il solito corretto? Fatelo per tutto il resto della partita, ma non quando deve tirare il rigore. Dai, poi si sono ripresi dopo, perché poi c'è stato un riavvicinamento. Lo so, però metti 3 punti in più al nostro Bari, perché noi l'avremmo vinta, penso, la partita. Non abbiamo la controprova, però, segnato, sì, questi che sono sempre... Vinta.
cose dette però, no, col senno di poi, quindi si sarebbe potuto evitare sicuramente quella cosa. Meno male poi c'è stato meno male oltre al riavvicinamento che un'altra congiuntura astrale, questa volta positiva, il rigore al 96esimo del Catanzaro su Venezia, sì, tirato due volte. Ce ne sono stati quest'anno. Ci ha dato la possibilità di un tacito consenso col Parma, che non ha cercato la vittoria, perché sennò sapeva che noi in contropiede... Quello potevamo... è stato un punto determinante. Avuto qualche episodio fortunato, annullamenti dei gol alla Spezia, all'ultimo Facciamo secondo. Così. Alla Spezia. Sì. Facciamo così, Rino, Giancarlo. Prendiamo un ascoltatore che è in linea e poi andiamo in pausa pubblicitaria. Pronto? Buon pomeriggio, Michele. Ciao, buon pomeriggio. Saluto gli ospiti. Ciao, buonasera. Volevo fare una considerazione, che sono molto ottimista per quanto riguarda il centrocampo del Bari, perché Maiello, Maita e Benali, se sono in forma, penso che nessuna squadra di Serie B c'ha un centrocampo del genere, accostato con due mezzale di inserimento, possiamo fare bene. Sì, grazie per il tuo intervento. Finisci, scusami. Volevo chiedervi, per quanto riguarda la pista d'atletica, i lavori quando inizieranno? Grazie. Questa è una bella domanda, perché dovevano almeno fare qualche lavoro anche per quanto riguarda la pista d'atletica. Ma sarà coperta? Non è che sarà... Sì, chiaramente non verrà eliminata. No, non puoi eliminarla. Non puoi eliminarla. Però parlava anche di una resinatura, no? L'assessore Petruzzelli. È un rifacimento. Però adesso vediamo, perché cambierà anche l'amministrazione comunale. Infatti, adesso bisogna aspettare. Aspettiamo un po', perché ci saranno anche i ballottaggi. E allora, centrocampo, dicevo. Centrocampo. Centrocampo va benissimo. Questi tre nomi che ha fatto, bisogna puntare su quelli. Però, secondo me, ci manca poi il giocatore che fa veramente lo strappo e che ci dà qualche gol. Cioè, ci manca il giocatore anche bravo magari di testa, alla Segre, quello che segue il Lecce dal Palermo. Insomma, qualcuno che comunque ci garantisce anche la capacità di saltare l'uomo. Per carità, Benali, ma lo strappo e Maiello, in profondità, lo strappo quello in profondità, che ci è mancato, quello che ci manca. E stiamo vedendo Folorunso dove è andata a finire, in nazionale. Poi mi aspetto qualcosa quest'anno, una volta che si è ristabilito bene fisicamente. Chi? Anche da Lulic. Ah, Lulic. Sì. Perché, fra l'altro, ha un contratto di 2 anni. Bisogna vederlo, con una preparazione fatta per cambia tutto. Bravo. E questo è l'altro problema. Bisogna fare presto, perché bisogna andare al ritiro, possibilmente con la squadra, non dico al completo, ma almeno 70% lo devi avere. Altrimenti poi è chiaro che arrivano giocatori senza preparazione, magari da un lungo infortunio, è chiaro che poi ci ritroviamo nella situazione che... Anche se arrivano che stanno bene fisicamente, poi c'è la disparità fra quelli che stanno prima e quelli che arrivano dopo. Certo. E allora, pausa pubblicitaria e poi di nuovo insieme, a tra poco. Summer! A City Moda parte la caccia al pollino con sconti fino al 40% sulle collezioni estive. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia e su Facebook. Nuova Swift Hybrid, sistemi di sicurezza attiva, anche 4x4 All Grip, tutto di serie senza sorprese. Info su suzuki.it. Car Service Bari, concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e Bat. Viale Iapigia 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Marischeria è la pescheria e cucina di mare a Bari Poggiofranco. Ogni giorno solo il meglio del mare per la tua spesa. Anche piatti pronti e con consegna a domicilio. Vieni a trovarci in via Orfeo Mazzitelli 244. Non
c'è un minuto da perdere. Da Astamobili inizia il fuori tutto. Sconti eccezionali su tutti gli arredi presenti in esposizione. Tante offerte imperdibili. Chi prima arriva, più risparmia. Corri, ti aspettiamo. Bari Modugno, strada statale 96, chilometro 115. Codes, società di ristrutturazioni edili, interni ed esterni, installazione e manutenzione di impianti di condizionamento e riscaldamento idrici e fognari, dalla progettazione alla manifattura. Codes SRL è a Modugno, in via Brescia 4D, mail codessrl.info@gmail.com, whatsapp 375-817-0098. VMB Viaggi, pacchetti vacanze a quote fisse vantaggiose. Vienici a trovare in una delle nostre agenzie. Siamo a Bari, in via Brigata Regina 72, via Giuseppe Fanelli 221, via Andrea da Bari 69 e in via Cirillo 2 barra via Valenzano. vmbviaggi.it. Farmacia Cavallo, sempre al servizio del cittadino. Aperti anche la domenica mattina dalle 8.30 alle 13. Vasta gamma di prodotti dermocosmetici, integratori alimentari, farmaci da banco, molteplici servizi. Farmacia Cavallo in viale Papa Pio, 12-48B a Bari. Da 55 anni progettiamo soluzioni di sicurezza ambientale antincendio in oltre 47 paesi. Proteggiamo migliaia di persone e imprese in tutto il mondo. GL. Antincendio dal 1965. Terza parte del Bianco e il Rosso TB Sport. Prima di ricominciare con i nostri argomenti e parlare anche della nazionale, però devo leggere un comunicato stampa, perché questo pomeriggio ci sarà un bel evento che si terrà alle ore 17 presso la casa di cura Elisir La Madonnina, a seguito della mostra dello sport, in cui sarà premiato anche lo storico Gianni Antonucci. Quindi una bella premiazione, un bel riconoscimento anche per Gianni Antonucci, che noi abbiamo visitato, abbiamo trovato la scorsa settimana, insomma, e che sta in ottima forma, possiamo confermarlo, per salutarlo. Sì, sta proprio senz'altro, è proprio, guarda, di una lucidità sa veramente tante cose. Ovviamente il Bari proprio lo aiuta anche tantissimo, perché proprio è fatto, quando hanno fatto quest'amore, le analisi là hanno trovato i globuli bianco-rossi. Bianco-rossi erano. vero. Ancora un ascoltatore in linea, pronto? Sì, pronto, sono Franco. Ciao Franco, ciao. Ciao Franco. Vorrei soltanto fare una precisazione. La società si sta muovendo, la fonte del movimento della società su acquisti o tentati acquisti di nuovi giocatori sono proprio gli stessi giocatori del Bari, vecchio gruppo, il quale sa ed è già a conoscenza di un progetto che non sarà un progetto per galleggiare, ma sarà sicuramente per interesse dei Laurentiis innanzitutto, e poi perché il clima deve ritornare un clima quasi normale, e per cui sicuramente tenteranno un campionato di livello. Longo è un bel nome, ma non vi fermate a Longo, perché si parla anche di altri. E soprattutto si sperano gli stessi giocatori che lo hanno avuto, si spera in Divarini, ma è tutto da stabilire, da vedere. E poi questa è la mia considerazione. Poi vorrei chiedervi un'altra cosa: per cortesia richiamate Jessica Ramos dalle ferie, perché così vediamo qualcosa di carino anche in televisione dal punto di vista proprio gestivo. Ci mancherebbe. È una bella presenza, certo, anche quella di Rino e Giancarlo, dai. Certo. No, vabbè, ma non possiamo competere. Non ci paragoniamo, non possiamo competere con Jessica, che salutiamo, perché ci starà guardando non so perché e per come, ma sono convinto. Facciamo così, parliamo anche un po' della nazionale, ultimi minuti insieme, perché sì, domani ci sarà l'esordio contro l'Albania. Che cosa possiamo aspettarci? Chiaramente l'Italia si troverà in un girone di ferro. Molti l'hanno definito così. Allora, questa è, con l'Albania, al contrario di quel che si possa pensare, la partita più complicata di questa fase a gironi. Perché se vinci con l'Albania, al 90% passi al secondo turno. Se la perdi questa partita o non la vinci, allo stesso modo, al 90% rischi di non passare il turno. Perché? Perché poi sarai costretto a fare punti con la Spagna, e sembra quasi proibitivo, o con la Croazia, che è quasi proibitivo. Quindi devi assolutamente vincere, una partita non facile, perché l'Albania è ben organizzata, comunque gioca bene, è attenta, accorta. Quindi è una partita comunque complicata, dove sei costretto quasi a vincere.
E Spalletti, io mi fido molto di Spalletti, perché poi, al di là di qualche scelta infausta come quella di Fagioli, a proposito di infortuni di gente che non gioca da un anno, è normale che lo metti a giocare partite serie. È chiaro. In un mese è chiaro che oggi si fa male da una parte e domani da un'altra. Ma questo è normale. Questa è l'unica scelta che non condivido di Spalletti. Poi non entro nel merito. Ha fatto bene quello che ha fatto. Quindi e c'è l'incognita Barella, che è rientrato in gruppo, e lì c'è il dubbio perché che non si sa se nel Bari dell'anno scorso sarebbe andato benissimo Barella. Ah, assolutamente. Sempre fuori del campo. Sempre fuori. No, vabbè, voglio dire, Barella per esempio è in dubbio perché è rientrato nel gruppo, quindi è a disposizione. No, e il dubbio qual faccia. È? Che non sai se metterlo dall'inizio. Bravo. O vedere o la prima ora di gioco. Oppure l'ultima parte se hai proprio bisogno, perché questa è una partita da vincere. Altrimenti sarà comunque, si giocherà a tre con, vabbè, Darmian, Buongiorno e Bastoni da un lato, poi ci sarà Di Lorenzo da un lato e Di Marco anche dall'altro. La probabile formazione Cristante, questa è già la formazione, dovrebbe essere Cristante, che non si appunto sei, se Barella sei diventato parente di Spalletti. No, vabbè, o ma hai perché sentito Antonio Di Gennaro? No, con Antonio ci siamo sentiti comunque anche in Germania. No, però io la seguo da tempo, seguo tutto, anche le amichevoli, non mi perdo nulla, tutte le conferenze stampa, quindi so che c'era addirittura un mezzo dubbio se ritornare alla difesa a 4, ma dubito, ma lì si vocifera che ci possa essere anche questa possibilità. Io dubito perché ha lavorato tanto Spalletti con la difesa a 3 in questo ultimo periodo, per cui la ripercorrerà. Poi Jorginho, vabbè, i soliti, e poi Chiesa, Pellegrini alle spalle di Scamacca, unica punta. Questo con l'unico dubbio, probabilmente, Barella al posto di Cristante, esagero. Ci sto provando. Poi su Chiesa e Pellegrini sono d'accordissimo. Anche la nostra Basilica è d'accordo. Giancarlo, il tuo parere anche poi in virtù delle informazioni dettagliate che ci ha dato Rino. Sì, la prima partita è sempre la più difficile, anche perché è importantissimo vincere, ma è fondamentale non perdere. Quindi non puoi andare all'arrembaggio subito, quindi forse Barella, esatto, è meglio utilizzarlo nella seconda parte della gara. Anche io spero faccia in questo modo. E poi l'Albania, chi non conosce il calcio, dice, si ricorda le quattro partite, quattro precedenti con, sì, l'Albania. Abbiamo già vinto con l'Albania. Abbiamo già 2-0, 3-0, 4-0. No, invece è una squadra veramente messa bene in campo, a parte che oggi le squadre cuscinetto sono livellate, non esistono più. Sono d'accordissimo su tutto. 30 secondi, un messaggio a testa, un pensiero in libertà. Pensiero di libertà, io più che pensiero è una speranza, vorrei vedere da capo il feeling che si era creato 2 anni fa tra tifoseria, società, giocatori, giornalisti, tutta questa cosa, perché io su questo sono d'accordo con Di Cesare, quando stiamo tutti insieme qui siamo una potenza, difficile da sconfiggere, questa è la mia speranza e allora ovviamente la prima speranza, come dire, passa dalla dirigenza, dateci una mano e fate una squadra che possa ambire a quello che il Bari merita, perché il Bari merita di stare, lo hanno detto anche tanti calciatori, anche di altre squadre, merita di stare costantemente nella Serie A. Quindi speriamo, se questi sono i primi passi, però diciamo aspettiamo, ecco, questa è la mia speranza, Giancarlo. Il feeling. Io dico, mi rimetto a quello che ha detto lui, anche se forse il copyright non ce l'ha, però lo copio, tra parentesi. Onorato. Oh, ti ringrazio. Dico che se remiamo tutti nella stessa direzione, ognuno nella distinzione, esatto, del proprio ruolo, bravo, allora possiamo in un tempo congruo ricordare quella famosa frase del compianto Giampiero Galeazzi. Andiamo a vincere. Sei stato chiarissimo. Noi siamo in chiusura. Un grazie a Rino Lo Russo. Grazie a te, Michele. Grazie a voi. Grazie a Giancarlo De Peppo. A te, alla prossima. Però voi non andate via, perché adesso nella quarta parte vi mostreremo una replica di A Tutto Campo proprio con Jessica Ramos. L'appuntamento con il TB Sport torna lunedì. Ciao.